512 milioni, lascia o raddoppia. Attenzione, quiz show, l'occasione di una vita. Vuole consultare per caso qualcuno? Signor Rosario Fiorello, da 64 a 128 milioni. Senti, attenzione, finché non mi dice conferma, non è la prima risposta quella che conta, ma l'ultima. Confermo, ok, confermo. Okay. Tu ti stai, rovinando. Tu sei fuori di te, tu con sto programma, ma te lo dico, c'hai una figlia, ricordo. C'hai una figlia, cioè tua figlia non può andare a scuola all'asilo, cioè, che c'è, papà, conferma, ricordati, conferma, tu, perché tua figlia, va. Amadeus, io sono il tuo storia. Testimone di nozze, ti conosco da... Bravo. Allora, innanzitutto sono contento di vederti. Grazie. Confermi? Confermo. E saluto il pubblico meraviglioso che è qui, ma da casa, che io do, sabato scorso da casa. Lui è vero, pochi sanno che è stato il mio testimone di nozze insieme non a mio fratello. Che matrimonio! Ragazzi. Però eravamo giovani, perché noi ci conosciamo da quasi 15 anni, io mi sono sposato... Vuole prendere sua moglie? Conferma! L'unico testimone... Io ero lì con Marisa, insomma, mia moglie, lui a destra, mio fratello testimone. A un certo punto, a Rosario Fiorello, a metà messa, scappa la pipì. Mi è capitato, che devo fare? Cosa fa lui? Dice, silenzio, lui prende, era messo vicino a me, prende, così ha fatto, giuro. E si allontana pensando, tanto c'è la messa... Anche in quel momento, il prete non andò, dice, bene. E ora un segno di pace cominciando dai vostri testimoni. Io che non l'avevo visto, ero così, faccio. E io? Nessuno! E io ero già a metà chi ero così, guarda. Così, la mia faccia era questa. 150 persone ed è ritornato. Ma devo dire, tutte le foto del suo matrimonio, le ho viste, ci sono tutte le foto, tutti allegri con te, ci sono in tutte le foto, io così. Perché non ce la facevo. Amedeo, scusa un attimo, Amedeo che è il mio vero posso, certo. Ti metti un attimo qua, per favore, ci mettiamo in posizione? Sì. Mi guardi un attimo? Come no? Io voglio farti una domanda. Come stai? Non ci leggo, non c'è male. Bene, grazie, Carmelo bene, Ben-Hur. Dammi la risposta subito. Dinne una. Bene, vai. Grazie e confermo. Eh no, dimmi un po', fai. Sei sicuro di questa risposta? Stai attento, muto, ti devi stare muto. Fammi divertire, che tu quei milioni di telespettatori, tu a una signora, lo sai che cosa, sì. Sai cosa, gli hai, cosa l'hai fatto? Cosa? Allora, lei era sabato, l'ho vista io da casa, era sabato. Sabato, signori, sabato. Allora, c'aveva tipo una 65... 64. 64 milioni, la signora già diceva, 64 milioni, mo mi ristrutturo casa, pensava tutto, vado in vacanza, 64 milioni. Sì. Allora, a un certo punto, conferma, sì... E lei proprio, dimmi se è giusta, ti prego, dimmi se è giusta. E lui, con questa faccia di scoglio, cioè dura come lo scoglio, guarda. Lo sapete che cosa le ha detto? La risposta gliela darò lunedì! Gli ha detto lunedì! Quella poveraccia è rimasta due giorni a quiccio così! Buongiorno, torna Amadeus. Perché? Dimmi se è giusto. Perché dovevamo dare la linea al telegiornale, cioè. Come da sabato, no? Poi domani, questione, non c'è. Domenica, lunedì. Senti, noi abbiamo una gag portafortuna che facciamo sempre, la facciamo in ogni programma quando ci incontriamo. Abbassati. No, non c'è bisogno. No, qua così. Okay. Sei pronto? Questo lo facciamo dal 1985. Perché a questo punto della trasmissione io sono molto stanco, mi voglio riposare. Scusa.